grandi autori del passato che escono dal regime del diritto d'autore. Dal 1 gennaio opere di scrittori del calibro di Thomas Mann o Marcel Proust potranno essere ristampate e riedite senza pagare un centesimo di diritti agli eredi. Tutto vero, sì, ma negli Stati Uniti, dove il periodo di validità del diritto d'autore venne innalzato a 90 anni, mentre in Europa, da qualche anno prima, la soglia è ai 70 anni. Quindi le nostre traduzioni della Recherche o della Montagna Incantata già da una ventina d'anni o giù di lì godono del regime di libertà dai diritti d'autore. Una notizia riportata con enfasi da molte emittenti e giornali, ma che non ha alcuna ricaduta su di noi in Europa. Piuttosto, dagli Stati Uniti viene la bella notizia, questa sì vera, della ripresa delle piccole librerie che segnano un 5% in più di aperture rispetto allo scorso anno, grazie anche al sostegno di esercizi commerciali di vario genere ma confinanti. E anche a Parigi, sul Grand Boulevard, apre una libreria con grande successo di pubblico, motivato, competente e soprattutto eterogeneo. E qui da noi? Gli editori lavorano per scongiurare il grande freddo di gennaio. Tra le novità, a parte i soliti noti, Marco Missieroli racconta Fedeltà, per Einaudi. L'editrice Surda le stampa una raccolta di poesie del grande Lawrence Ferlinghetti, che il prossimo marzo compirà 100 anni. Per Marsilio, Beatrice Masini pubblica una storia di paura e di passaggio dall'infanzia all'età adulta. Il 3 gennaio del 1892 nasce a Bloemfontein, in Sudafrica, John Ronald Reuel Tolkien, filologo, linguista, docente di letteratura antico inglese a Oxford, ma noto in tutto il mondo per la strabiliante creazione letteraria della Terra di Mezzo. Il Signore degli Anelli, il suo libro più famoso, tra i più venduti della storia, è un miracolo di invenzione fantastica e rigore strutturale nella creazione di un mondo immaginario ma credibile in ogni dettaglio, tra mappe, lingue, grammatiche e alberi genealogici. Stella di Mare è un racconto che ha tre personaggi principali. Sono Stefano, un ragazzo di 24 anni che ha abbandonato l'università e si trova un po' in una fase di attesa di capire quello che vuole fare nella vita. E c'è Vico, che è un pescatore che vive nel porticciolo del paese, ambientato a Cefalù, un paese in provincia di Palermo. E anche lui aspetta, guardando il mare, aspetta un po' un riscatto. E poi c'è Matilde, questa donna detta un po' la pazza del paese, che vive anche lei al porticciolo e aspetta il marito perso in mare, passa le sue giornate affacciata alla finestra aspettando il marito che è disperso in mare. Il mare direi che è un quarto protagonista. E voleva un po' essere non solo un'ambientazione ma anche proprio un personaggio, nel senso che dà qualcosa ai personaggi umani. È un po' uno scambio quello che c'è tra i personaggi e il mare, per cui ecco, non voleva soltanto essere un'ambientazione. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. I personaggi parlano delle sirene, ma nel paese nessuno crede a questi personaggi, per cui chissà, volevano più che altro rappresentare qualcosa di metaforico. Un po' l'illusione generazionale di questo ragazzo che aspetta di capire cosa fare nella vita, è un po' schiacciato dall'aspettativa della generazione precedente che si aspetta un po' che i trentenni di oggi debbano fare qualcosa di grandioso nella loro vita. E un po' è anche la rappresentazione di questo amore impossibile che lui aspetta, è una ragazza che torna soltanto in estate, che è molto vaga e non sparisce per tutto il resto dell'anno. Quindi insomma le sirene sono anche un po' una metafora delle cose che i personaggi vivono.